Ah no, bene, insomma, stanno arrivando per chiudere questo spettacolo del Radio Norma Battiti Live. Loro sono, tra l'altro, oltre ad essere bravi, sono anche davvero molto simpatici, proprio sono ragazzi di cuore. Forse per quello che vengono amati, come diceva Antonella, da ragazzi e di tutte le generazioni. Ecco, chi è più simpatico secondo te? Sono tutti simpatici. Ma anche, assolutamente, anche strano, tutti. Anche te, ma sono tutti simpatici loro. Allora, io vi dico, non urlate così che vi fa male, ragazzi, anche io non riesco più a sentire i miei pensieri. Soprattutto non urlate ora, perché stiamo per dire il loro nome. Questa si torna nel 98, abbiamo bisogno di tutta la vostra voce. Sulla nostra fiaccola si spengono il castello per venire intanto pentola. C'è una favola, non si verifica, versa l'ultima lacrima. Prima che vento porti via questa è l'ultima briciola del nostro amore. Dove non c'è più sole e la rigidità, resta sola la mia tavola, pensando che sento i brividi. Adesso abbracciami, basta nascondersi dietro parole a volte inutili. Si è spento un fuoco che scaldava i nostri cuori critici. Molto profumo sulla mia pelle, non vedo più nel cielo le due stelle che brillavano. Non vedo più i tuoi occhi che risplendono. Quando voli miei si incrociano, un segnale epilogo, ricordi che dentro le tue lacrime nascondono tutti. Adesso dammi solo un minuto per levarmi questo sapore amaro dal palato, sapore di passato, di un amore scippato, di qualche cosa di perfetto che poi è cambiato. Non so di chi dei due possa essere la colpa, non mi importa, adesso ascolta ciò che conta e non bagnare con le lacrime una fiamma morta che si è già spenta. Potremmo piangere domani senza che l'altro ci senta. E attenta, questo non vuol dire che sia solo tu a soffrire, ma penso che star male adesso non possa servire per poterci riunire. Non è che voglio fuggire, ma preferisco non mentire, tardi per capire perché ad un tratto è arrivato il maledetto freddo che col suo ghiaccio ha coperto ciò che abbiamo fatto detto. E nel suo viaggio si è portato il nostro caldo, con te diviene un sogno ma ora sono sveglio. Hey! Puoi dire ad un pubblico del genere, zio? Dico solo una cosa, che a noi non ci basta mai questo entusiasmo. E ne-
ne hanno di voce e a quanto pare ci stanno ad ascoltare da queste parti.